con la musichettina di sotto. Ciao a tutti belli e brutti, like, campanellina, iscrizione al canale e, come dico sempre, un iscritto al giorno toglie il medico di torno. Il giorno dopo, video che ho dovuto rifare perché, non so, mi si è bloccato alla fine, andava avanti il tempo, però ero bloccato così, no? E adesso ripetere tutto, adesso ricordarmi tutto. Boh, intanto avevo parlato di Bonucci e di Dusan. Dusan, a me dispiace, anche ieri così a caldo ti incazzi, perché ti incazzi, ma porca miseria, è anche sfigato sto ragazzo qua. Anche sfigato, mi dispiace, spiace, ma non lo so, magari forse gli farà bene l'aria di un'altra squadra. Se è questo il Dusan, poi ci mette l'impegno anche lui, vedo che ci mette un po' di impegno. Anche sta squadra, cosa gli vuoi dire a sta squadra qua? Con tutti i casini che abbiamo, tutto qua, ci mette il cuore e non puoi dire niente, non puoi dirgli niente. Cioè, a parte Bonucci, fuori dei coglioni, come dico sempre, fuori dalle balle. Questi giocatori che hanno mangiato, che continuano a mangiare sulle spalle di questa società che ti ha mantenuto tutta la vita, ma con tutti i miliardi che prendi, ma perché dovresti fare un passo indietro di non sono più all'altezza, vado via, o almeno ridurti lo stipendio, no? Ma porca, cioè, questo qua non è più un giocatore, ma perché non l'è mai stato neanche prima, perché questo qui ha avuto la fortuna di giocare con Chiellini e Barzagli, ma lo sanno tutti. Poi è andato al Milan, ha fatto più schifo dello schifo. Quindi guardate, certi giocatori che ormai si sono fatti talmente tanti di quei miliardi che ne avranno per generazioni dopo, hanno messo i figli a posto, figli dei figli dei figli dei figli. Ma perché quando non sei più all'altezza? Guardate, io un giocatore che stimo tanto è Matuidi. Matuidi è stato un grande giocatore per me, uno dei miei preferiti dell'ultima Juventus, perché questo ha detto, quando non era più all'altezza, ha rescisso il contratto, è andato in America a svangare gli ultimi anni e basta, perché ha capito, ha detto lui, non sono più all'altezza di questa squadra qua, e ha preso, se n'è andato. Invece i Higuain, i Mandzukic, i Khedira, i Douglas Costa, dato soldi per mandarli fuori dai coglioni, ma anche per questo la società è piena di debiti, no? Perché dare tutti quei soldi per mandar via i giocatori, no? Qui divaghiamo sul discorso, no? Perché adesso dovevamo parlare del dopo partita, ma quando prendi un argomento lo porti avanti, divaghi un po', perché a me viene ancora il nervoso vedere questa società ridotta così. Per via di quel maledetto di Agnelli, quel paratici là, che l'hanno affossata, soldi, ma quanti soldi hanno buttato via sti qua, ma quanti soldi hanno buttato via? E insomma, che nervi, credo che mi viene mal di testa oggi, perché nervoso ieri, perché da... 2-0, dice finita, 2 pari, poi cosa vi ho detto? Attenzione, perché siamo pieni di assenze, partita da uno fisso, però puntini, perché non si sa mai, questa Juve di adesso perdi con chiunque, vinci con chiunque, e dopo abbiamo anche un po' di sfiga, perché abbiamo anche un po' di sfiga, abbiamo visto quella Roma, anche ieri in un minuto buttiamo all'aria una partita, contro sta Sampdoria qua. Comunque ragazzi, io guardate nel contesto do 7 perché alla squadra, perché ci mette l'impegno, come dico, non puoi dirgli niente a sta squadra qua, poi con tutte le assenze che abbiamo sempre, manca quell'ex giocatore, il matto lì fuori di testa di Pogba, ti manca Di Maria, ti manca Chiesa, ti manca Ken, ti manca Alessandro, poi chi cazzo ti mancava? Ti manca, adesso neanche non ricordo, comunque ancora qualcuno mancava. E non è semplice, ragazzi, cioè a noi mancano sempre i migliori, se voi notate, a noi mancano sempre i migliori, stranamente. Comunque, questa sbangata, quei due li hanno tenuti anche a riposo, perché giovedì abbiamo, mi raccomando giovedì Allegri, mi raccomando giovedì, perché
Non farmi tirare i porchi, non farmi, perché guarda che andiamo a giocare con un'altra scarsa, eh. Giovedì andiamo a giocare con un'altra scarsa, non voglio avere sorprese, perché ci sputtanano, Allegri, ci sputtanano se giovedì andiamo fuori, Quindi attenzione, partitone giovedì. Poi pensiamo ai prescritti lì, pensiamo ai prescritti che non navigano in acque buone. Comunque, questo volevo dirvi, altra cosa avevo detto nel video precedente, porca miseria, che neanche non mi ricordo, ho fatto un video di 9 minuti. Bon, questo volevo dirvi, Bonucci, fai una cosa giusta, vai fuori dai coglioni. Perché a parte che non, i Juventini al 90% non ti può vedere nessuno. Perché te l'hanno già detto anche la curva, che tu non sei un capitano, non sei mai stato un capitano. Chiellini era un capitano, anche se anche quello lì era un leccaculi, anche Chiellini, ma non, il vero difensore era Barzagli, ragazzi. Barzagli era il vero difensore, quello era una persona. I Chiellini e Bonucci sono due merde, due merde. E è così, questo volevo dirvi. Altro? Buon partire da 7. Dusan, dai, porca me, sarà il periodo, ma io non riesco a metterti in croce ancora del tutto. Non riesco a metterti in croce ancora del tutto. Questo volevo dirvi. Ripeto, sempre questo volevo dirvi. Altro, con i 15 punti, guarda dove saremo adesso. Secondi da soli. Purtroppo le vogliono, questa Juventus qua le vogliono fuori dalle balle, ma attenzione, siamo a 4 punti dall'Atalanta, bisogna andare in Europa. Bisogna andare in Europa, poi mi pare a fine marzo vediamo come va a finire con questi punti. O mi pare dopo la partita con l'Inter c'è questo fine del processo. Adesso non mi ricordo bene i tempi. Comunque, entro marzo o ci sono o non ci sono questi punti qua. Poi arriva la cosa stipendi, lì è la cosa un po' più cosa, è un po' più grave. Comunque va ben così, dai, va ben così. Spiazze per quella partita con la Roma, persa così, spiazze, spiazze, spiazze. Comunque voto la squadra 7. Questo volevo dirvi. Iscrivetevi al canale mio, like, campanellina, che un iscritto al giorno toglie il medico di torno. Ciao a tutti, belli e brutti.